Un gruppo jihadista del Sinai ha rivendicato l'attentato alla sede dei servizi di sicurezza egiziani a nord del Cairo, ma il governo accusa i fratelli musulmani e li dichiara ufficialmente organizzazione terroristica. Ansar Bayt al-Maqdes, che si dice ispirato ad Al-Qaeda, sostiene di essere responsabile dell'attacco di Mansura, nel quale sono morte una quindicina di persone e centinaia sono rimaste ferite. I migliaia hanno partecipato ai funerali delle vittime dell'attentato, per il quale sono stati considerati responsabili i fratelli musulmani, l'organizzazione cui appartiene il presidente destituito Mohamed Morsi, che ha però negato ogni responsabilità. L'attacco di Mansura a un centinaio di chilometri a nord del Cairo è l'ultimo di una serie di attentati contro le forze di sicurezza rivendicati da militanti islamici dalla destituzione di Morsi a luglio. Avviene sullo sfondo di un nuovo arresto, quello dell'ex premier Hisham Kandil, e nel contesto della difficile transizione democratica dell'Egitto, la cui prossima tappa è quella del referendum sulla nuova Costituzione in programma a metà gennaio.